No, era una partita che potevamo benissimo vincere e non è stato manco tanto il fatto delle rotazioni, perché oggi tutti i giocatori che hanno occupato soprattutto la posizione di terzino sinistro hanno avuto delle grandi occasioni per tirare. Purtroppo il mio modo di vedere è stato un po' la mancanza di precisione al tiro in attacco che non ci ha permesso di vincere, diciamo, perché la squadra secondo me ha giocato bene il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo perso un po' di larghezza in seconda fase dovuta al fatto che giocavamo con due pivot in difesa e non siamo stati pronti a riequilibrare questa situazione. Questa è l'unica pecca secondo me dal punto di vista del gioco, unita anche un po' a una difesa che a un certo momento non ha lavorato bene tra muro e portiere, perché soprattutto abbiamo preso almeno 4 gol su passivo, su gol dai 9 metri, dove il terzino si buttava in mezzo e noi eravamo aperti. C'è anche un aspetto, e soprattutto in vista di queste qualificazioni, mentale, psicologico, caratteriale da forgiare di questa squadra. Ricordiamo che questo è un gruppo nuovo, è affiancato ad alcuni elementi di esperienza, tanti giovani, perché Moretti è un 94, Buzzamini è un 95, Esperti, ma tanti altri. Sono giocatori giovanissimi. Sì, noi secondo me in generale pecchiamo molto di poca autostima, abbiamo poca autostima. E purtroppo se non si vince questa non la cambi. Posso convincerli quanto voglio che siamo a livello tecnico individuale, a livello di statura pronti a giocare, ma in certi momenti, soprattutto come oggi, quando siamo andati spesso in inferiorità numerica, la sicurezza di una piccola giocata a due, questo ci è mancata. Però come hai detto, l'aspetto positivo di questa squadra, che è molto giovane, a parte alcuni giocatori, ma i protagonisti sono molto giovani, e oggi voglio rimarcare ancora che Starcevic, che è la prima volta che sta con noi perché causa infortuni non è mai potuto venire, ha dimostrato capacità e personalità, e possiamo dire oggi che insieme a Turkovic e a Savini nel ruolo di centrale c'è anche lui. È un centrale non classico sicuramente, ma è un buon braccio e sa giocare anche. Sì, è una settimana praticamente che siamo in stage, stiamo provando sempre cose nuove, è un nuovo gruppo con nuovi innesti ogni volta. No, non fa piacere a nessuno perdere, ovviamente, soprattutto partite come queste, però no, non ci può neanche stare in realtà. Però continuiamo a lavorare adesso, abbiamo domani una giornata libera per recuperare da tutto il lavoro che stiamo facendo, mercoledì ancora di nuovo al lavoro e giovedì ci aspetta una battaglia proprio. Ecco, allora, ai fini di queste gare di qualificazione, che cosa non è andato secondo te oggi? Che cosa ci è mancato per portarla a casa? È il nostro gioco che permette questo. Noi facciamo un gioco veloce, quindi ci sono molti più attacchi da ambedue le parti. E cosa abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato troppi tiri davanti al portiere e anche dai 9 metri. Complimenti anche al loro portiere, ovviamente. E in difesa forse abbiamo lasciato troppi spazi sul pivot. Però è il nostro gioco, il mister lo sa, noi lo sappiamo che la difesa sì, però col gioco veloce è normale lasciare molti spazi. Giovedì, come dicevi, è una battaglia, arriva la Romania, la favorita probabilmente per il passaggio del turno, ma noi giochiamo in casa, vogliamo dare tutto, vogliamo giocarcela fino alla fine, e come dicevamo prima, perdere non piace a nessuno. Esattamente, noi daremo tutto fino alla morte. Sappiamo che la Romania ha nuovi giocatori che non venivano da molto, come Simiciu che gioca a San Raffaele, Popescu e tantissimi altri. Noi ci proviamo, ovviamente, giochiamo in casa e non vogliamo deludere tutto il pubblico che verrà, anzi lo aspettiamo numerosissimo, e noi daremo il tutto, tutto per tutto, sia contro la Romania che contro l'Ucraina, e è l'ultima partita. Speriamo in bene.